Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video vlog. Parlo che vi dicevo, come state oggi? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi. E nulla, finalmente mi sono movimentata a fare altri video. Su Instagram sono bellamente attiva di nuovo, finalmente, yeah, e vai. E su TikTok di meno, non capisco perché, non riesco a, boh, forse per la poca organizzazione che ho io, però vabbè. E niente, mentre su YouTube sono molto più attiva, chissà perché. Sono attiva con i commenti, ma non più di tanto, ma vabbè, dettagli. Sono attiva con i video, vabbè, tranne che con le live, con gli short, boh, vabbè, e niente. Quindi ragazzi miei, se volete mettermi un supportarmi con un like, un pollicione proprio all'insù o all'ingiù, non importa, basta che abbiate una reazione ai miei video, un comportamento ai miei video, e un commento qua sotto, fammi sapere se vi piacciono questi tipi di video. E ovviamente, se il canale vi interessa e vi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere i miei video aggiornamento su questo canale YouTube. Ovviamente non vi rimando al, non mi resta che rimandarvi al video precedente di prima, cioè di avanti ieri. E poi niente, cosa dirvi, seguitemi su Instagram come youtuber, appunto youtuber Melania_8. Vi metto qui o qui da queste parti il mio nickname di Instagram e anche di TikTok, se lo trovo, come si fa a metterlo, perché non ho ancora idea, se no ve lo scrivo casomai o nell'info box o qua nella dicitura da qualche parte, vediamo come posso, come mi trovo meglio a fare. E niente, oggi sono di nuovo con questi braccialetti, questi braccialetti qui, vedete, se che si vedono. E poi aia, e poi sì, non mi ho più fatto la ceretta, infatti un po' mi pizzicano i peli quando ho questo bracciale, vabbè, pazienza. Vi ho fatto la ceretta qui attorno nel viso, ma quella vabbè, niente, perché quelle istruzioni avevo quando mi dovevo fare la ceretta al corpo, e quando sono così, purtroppo non posso fare la ceretta. Però ho rimandato e rimanderò ancora finché non passa, anzi mi sto quasi passando le mestruazioni, quindi appena mi passa vado a farmi la ceretta a corpo. Cioè, e cosa volevo dirvi? Ah, come mascara ho messo, non so se si nota, aspettate che chiudo gli occhiali, come mascara, aspettate un secondo, ho messo questo qui della Rimmel, non mi ricordo il nome, comunque ve lo farò vedere appena riesco, questo qua, vedete? Sì, questo è il mio mascara, un po' di blush e nient'altro, e basta, un po' di correttore. Il rossetto l'avevo messo stamattina ma me l'è andato via, quindi pazienza. E quindi nulla, quando riuscirò farò anche video organizzazione sulla mia casa, vediamo un po' cosa mi esce fuori. Tanto perché, allora, e niente, quindi voi come state? Spero bene e fuori è tempo bruttissimo, c'è un tempo fuori qua a Palau tremendo. Ah, questa era mia madre, mi ha tolto la collana col simbolo dell'albero della vita, però vabbè, questa è la collana di, non la collana, scusate, l'anello di sì vabbè, di mia madre, esatto, questo è l'anello di mia madre, non ne ho la più pallida idea se fosse appunto come dire,
fidanzamento, ma mi pare di sì che di fidanzamento. Se mi starete chiedendo se mi sono fidanzata, e no, ma lo troverò prima o poi, e se non lo trovo, amen. Sto bene anche da sola, se non trovo il ragazzo della mia vita, ma mai dire mai, come suol dire, come diceva la mia ex zia, che poi per me lo è ancora la zia, anche se non è più con mio zio, ma vabbè, dettagli. E che dirvi, mia nonna è andata a riposarsi, sentite i rumori di sottofondo perché su c'è mio zio che sta preparando il pranzo e c'è un sacco di zii, c'ho tre zii, a parte mia madre, vabbè, che non c'è più, però vabbè, no comment, fa troppo male quando dico che non c'è più mia madre, vabbè, chiudiamo questo discorso perché veramente fa troppo male. Non voglio impietosire né niente, però certi discorsi preferisco stendere un velo pietoso. Perché ci soffro quando parlo di mia madre, devo dire la verità. Ciao. E niente, ragazze e ragazzi miei, come vi va a voi? Fatemi capire un po', fatemi sapere, no? Più che capire. Sapere come state, come fatemi sapere sotto i commenti e vi ribadisco, fatemi sapere sotto i commenti se state bene, state lavorando, a scuola, quelle cose lì, come ve la cavate a scuola o come ve la cavate al lavoro, quali sono, sfogatevi, fatemi sentire i vostri sfoghi qua sotto i commenti, ovviamente. Che non siano sfogo troppo personali, ma se volete anche quelli. L'importante è che vi sfogate con me, senza essere troppo, non dico duri, però, no, non voglio dire duri, non voglio dire no, sciocchezza, però, senza arrabbiarvi, volevo solamente sapere se il vostro lavoro, qualsiasi lavoro abbiate voi, ufficio, non ufficio, quello che è, come vi va col vostro lavoro, tutto lì. Il mio da casalinga va bene, io spero che non domani possa guadagnare su YouTube, ma la vedo un po' tragica perché YouTube è quella che può darsi che negli anni vada avanti, come può darsi che non vada avanti, ma le aziende stanno facendo passi da gigante perché YouTube si migliori e vada avanti negli anni. Ciao. E niente. Aspetta un secondo che voglio mettervi in una posizione che no, però qua non posso più. Vabbè. No, vabbè, rimanete qua, dai. E niente, quindi, boh, a parte questo, vabbè, l'outfit è sempre lo stesso, mentre vi faccio vedere. E c'ho questa maglia qua, vedete? Maglia vestito. Questa qua. Poi c'è questa giacca che ormai non la esco più perché è troppo vecchia. Vedete, sentite i rumori sottofondo. E niente. E questo è tutto, ragazzi miei e ragazzi miei. Quindi non lo so, ragazze, se voi volete fammi sapere come. Fatemi sapere ovviamente sotto i commenti come state in primis, poi il vostro lavoro, le vostre attività, le vostre organizzazioni, come la cavate nel vostro paese, come insomma tutte le novità del vostro paese, in Lombardia, in Italia, dove in Milano, quella sorba lì. Insomma, non voglio fare la pettegola di turno, però se vi fa piacere raccontatemi un po' come state. Io qui nel paese non c'è nulla granché da dire, più o meno tutto così come va. Sì, insomma, la gente è tranquilla, però non sempre. Ogni tanto che ci scambiamo qualche parolina, qualche saluto. Ogni tanto me li becco quando vado dal dottore, me li becco alcune persone che conosco che sono anche amiche di mia nonna, e niente, quindi. Anche amiche di mia madre, per esempio, amica di mia madre più che altro, che saluto se vedrà sto video, ciao.
Ciao Kate. No, perché c'è anche una Kate, una caterina di due caterine di YouTube, ma io l'amica di mia madre, Caterina, non faccio cognome perché non posso, non credo che voglia, però la saluto se vedrà sto video. Non credo, però io faccio un tentativo. Ciao Kate. Poi cos'altro volevo dirvi? Oggi ho fatto la spesa, anche oggi ho fatto la spesa. No, sono andata alla guardia medica, sbagliato. Sono andata alla guardia medica per vedere cos'era questa roba. E mi ha detto che era un nocciolino di grasso, una palla di grasso, che non è nulla di grave, sono gli ormoni, quelle robe così, perché mangio troppa roba grassa e quindi dovrei un po' moderarmi la situazione. Quanto riguarda il dente, non mi sta facendo male. L'infezione è quasi sparita, l'infezione del dente non mi duole per niente, perché la verità non mi duole, non mi fa male. Però intanto la pallina di grasso un po' c'è e vabbè, sarà gli ormoni, sarà quello che sarà, però è così. Ieri ho fatto la spesa e sono andata a Despar a prendere alcune cosine, poi ho ritirato anche il mio nuovo telefono Xiaomi, con la quale sto registrando il video di oggi, e l'ho pagato un po' abbastanza, però ne basta la pena farlo aggiustare. L'altro è qui da questa parte, lo vedete? L'altro è qui, quello Samsung A13, e questo qua, vedete? Cioè, e niente, mi viene meglio registrare con questo perché si vede bene anche il video. Quindi va bene così. E niente, ragazze. Questo era tutto. Io non vi devo raccontare null'altro perché tanto non mi viene da raccontarvi null'altro, a parte le faccende di casa che faccio poco meno perché non ho voglia e poi punto secondo mi stanco sempre. Mi chiedo sempre, ma faccio video di pulizia oppure anche se non registro video, provo a pulire un po' a casa. Non vieni a pulire casa, cioè, no, non la lascio zozzara, la pulisco, però una buona parte delle volte lo faccio fare, è sbagliato, lo so, a mia nonna ed è scorretto, perché lei c'ha quasi 81 anni, adesso ne ha 80, ma 80 gli stanno per terminare, cioè è alla fine degli 80 anni, e quindi avete ragione, scridatemi pure. È vero che a 80 anni va aiutato, ma non poco, ma molto. Anzi, come dice mio zio, dovresti baciare la terra dove tua nonna passa, ed è vero. Solo che tante volte io me la prendo troppo con comodo o addirittura mi arrabbio, cosa che non serve arrabbiare perché faccio peggio. Se mi arrabbio, cioè, praticamente, vabbè, si sa che io sono un po' scazzatella, tante volte me la prendo per niente, anche quando hanno ragione, le persone che mi vogliono bene, mi vogliono aiutare a ragionare, però vabbè, che si vuole fare? Niente. Bene ragazzi, ribadisco, se volete mettere un pollice in su o in giù, volete voi, questo video vi è piaciuto, sì o no? Perché, per quale motivo, cosa vi ha giovato di compagnia, che succede dalle vostre parti, com'è la vostra quotidianità da voi. Da me non c'è nulla di che, tra poco cominciano le vacanze da noi, la primavera tra poco si fa sentire, anzi da me si è già fatta sentire, ma mica tanto, così è così. Oggi c'è un vento che tira assurdo. Sì, lo so, sentite i cani, però c'è un cane che è di mia cugina, quindi se l'ha portata presso mio padre, cioè scusate, se l'ha portata presso mio zio, che sarebbe il padre di mia cugina. Vabbè, un commento. Se sono belli tutti i cani, mi piacciono, è da morire. E quindi è un bassottino, anzi ne ha due, uno è la figlia e l'altro è
No, aspettate, però che sono due sorelle e fratello. Vabbè, sto facendo confusione con i parenti cani, i parenti dei cani, vabbè, no comment. Niente, ragazze, appunto, iscrivetevi, attivate la campanella, fatemi sapere sotto i commenti e su o giù, basta che mi scriviate qualcosa. Che dire? Ci si vede nel prossimo video, che ne dite? Ciao! Zombie apocalypse.